Ciao a tutti e bentornati, mi chiamo Saladriel, stiamo giocando a Guacamelee e non mi sto tenendo da fare una seconda partita, a registrare un secondo episodio questa sera. Sono solo le 10, un'oretta scarsa me la posso ancora permettere. Siamo qui, ho appena finito di superare tutti quei salti quasi impossibili e invece di sentirmi spaventato e preoccupato da quello che ci può essere qua dietro, mi sento galvanizzato. Ecco, l'ho appena detto. Hopla. Piattaforme e mostri. Ehi, ehi, ehi. Oh. Ma questo è peggio del boschetto maledetto di Salt and Sanctuary. Dove dobbiamo andare? Lì, eh? No, 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 no. Qui si fanno scempio di noi. Qui si fanno esattamente scempio di noi. Allora, non permettiamoglielo. Combatti, Luciador. Combatti. Come diamine! Posso combattere se... Sono praticamente morto. Ho detto mi sento galvanizzato. Dovevo ricordarmelo che il bagno galvanico è a base di acido. Adesso, battute a parte. Come la supero questa zona? Con estrema difficoltà? La strada lottando. Ok. Ah, sono chupacabre quelli. Ok. Chupacabre sono delle creature leggendarie non esistenti, ovviamente, ma le leggende messicane ne parlano come creature che vagano di notte cibandosi delle capre, lasciando soltanto i loro teschi. Mi ricordo che la prima stagione di X-File aveva una puntata basata sui chupacabre. Alla fine di quella puntata, non mi ricordo per quale motivo, non riuscii a dormire. Il concetto stesso di chupacabra mi metteva i brividi. Ma tu dimmi, per un ossicino. È vero, posso anche smetterlo di fare l'uppercut. Tu hai rotto le scatole. Ma proprio le hai rotte. Tu ancora di più. No, 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 no. Cioè, questi coordinano i loro attacchi in maniera da buttarti giù. Sì, certo. Sì, ok. È ora di smetterla di usare l'uppercut, il doppio salto. Aha. Vieni. Beccati questo. Ringrazio che non sono shinobi con degli attacchi a distanza basse a base di stelle ninja. Hopla. Hopla. Beccati questo. Ma dimmi... No, 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 no. Allora, qui per un attimo. Però, scusa. Le piattaforme continuano anche di qua. Ci sarà un bonus, una cesta da raccogliere? Per gli impavidi che ci si avventurano? Vediamo un po'. Sì, che c'è. Con della stamina. Ottimo. Queste sono le cose che mi piacciono. No, non morire. Queste, cioè raccogliere dei premi per uno sforzo non richiesto. Ok. Cioè non obbligatorio. Bello, mi piace. Hop, hop. Qui c'è un'altra
statua con un altro potere. Uomo capra, ci rivediamo. Questa volta questa volta lo scherzo su di te, Luciador. Perché questa volta non ottieni nulla? No power! Fantastico! Oh sì, comunque la tubatura dietro di me ti porterà al tempio. Fantastico. Ok, e come lo raggiungo? Così, ad esempio. Tutta sta strada... Stiamo cadendo di panza. Tutta sta strada per scendere di nuovo alla base. Siamo dovuti salire, abbiamo fatto tutta quella strada e siamo scesi qua. Santo cielo. Va bene, va bene. Ah, giusto nel caso volessimo tornare su. Questo non lo so aprire. No, assolutamente non lo so aprire. E allora andiamo. Procediamo verso il Tempio della Guerra. Il deserto caliente. Il Tempio della Guerra nel deserto caliente. A quanto pare... Oh! Bene, qui siamo collegati a qualcosa. Ah! L'avevamo visto e non potevamo passarci dall'altra. C'è qualcos'altro da prendere qui che adesso posso prendere prima, no? Ah! Qui è dove Kalaka mi ha trasformato in un pollo! Fantastico! Ok! Andiamo! Io l'avevo quasi raggiunto, a quanto pare. Hopla! Andiamo. Hop, hop. Hopla. Eccoci qua. Molto bene. Dobbiamo andare a destra, ma un viaggetto a sinistra. Aha. Io ti prendo, sai? Aha. No, non riesco a prenderlo. Non saprei come fare. Tempio della guerra. Magari in un altro momento, quando potrò trasformarmi in qualcosa di volante o cosa del genere. Bene. Chissà perché mi sa di boss quest'area. Che belle però le atmosfere, l'acqua in semitrasparenza, seppur resa in maniera molto semplice, è bella, mi piace. Per un attimo ho temuto fossero più... Ragna, no è peggio. Nel mondo dei morti è lava. Salta così. Ok, sapete cos'è la cosa bella di questo gioco? Allora, in molti giochi del genere, tipo platform o cose simili, ho notato che qui non ho una grandissima esperienza, nonostante tutti i miei anni di videogaming sono usciti talmente tanti videogiochi che non li ho potuti provare tutti, però a differenza di molti altri dove ti vengono dati poteri ed abilità scusate ancora i peli del gatto, dove ti vengono dati poteri ed abilità
che sei libero di scegliere se usare o se non usare, e alla fine usi sempre i soliti 2 o 3 perché sono i più comodi per te da usare per la tua memoria muscolare storica di videogiochi. In questo sei obbligato ad usarli tutti, nelle combinazioni giuste, se no non vai avanti. È un bellissimo insegnamento, questo è un bellissimo insegnamento. Ok, qua devo fargli delle combo, non è un problema. Generale Kenobi! Dai. Io se non faccio un riferimento nerd a qualcosa... Ogni puntata non sono contento. Come prima, ma... infatti, è uguale. Grievous! Quale... Bellissima sorpresa! Ok, morti. Ce l'abbiamo fatta? Ok. Al prossimo checkpoint devo ricordarmi che posso prendere un'abilità. Oh, ad esempio. Abilità. Suplex. Pile driver. Tanto prima o poi li voglio prendere tutti, quindi via. Ok, andiamocene. E procediamo. Non è questo il diavolo, è l'altro, quello che ci aveva parlato dicendo perché io sono... non torno nella mia forma normale, chi me lo fa fare? Lui! Ah, ok, sì. Se hai bisogno di rimanere attaccato ad una parete, schiaccia la levetta nella sua direzione per rimanerci attaccato. Fantastico. Così. Ok, qua il platforming supremo prende... Aia. Troppe volte. Voilà, ce l'abbiamo fatta. Altro checkpoint. E muoviamoci. Bella quest'area, mi piace. Graficamente... è bellissima. Poi il fatto che io mi lasci colpire ogni 3 secondi e mi faccio fare del male è tutto un altro discorso. Che serie di combo che ho staccato. Tu, ma ti... Peggio del tracking di Dark Souls 2. Ehi, è allergico a Dark Souls 2. Ho detto Dark Souls 2 ed è morto. Ok. Basta riferimenti. Ma no, è uno dei miei videogiochi preferiti di Skill 2. Non scherziamo. È solo che mi piace prenderlo in giro ogni tanto. Morto. Lo sapevo, stavo per saltarlo e non l'ho saltato. Santo cielo, mi hai rotto le scatole. Sono fastidiosi. Più che pericolosi, sono fastidiosi. Perché se ne stanno lì impalati, ti tirano un ossicino e ti fanno rotolare via. Non è tanto per il danno, è proprio il fastidio. Opla. Quindi sostanzialmente io devo... Hop. Ah, ho capito. Hop.
così e poi devo saltare. Ok. Così. Santo cielo. Ok, ho capito. Allora devo attaccarmi qua. Scendi giù. Perché sono diventato un pollo? Ho schiacciato il pulsante sbagliato. Che pollo. La smetti di morire? La smetti di morire? Allora, attaccati sotto. Poi, già che ci sei. Quello. L'avete capito cosa voglio fare, no? Smettetela di ridere, per favore. Continuo a morire. Opla! Ah, ce la faccio, eh? Allora, l'idea giusta è quella di riuscire. Oh, a fare questo. Così però muoio. E devo rifare tutto il combattimento? Tu sei fastidioso! Oltremodo fastidioso. E morirai ogni volta. Anche tu sei fastidioso. Morti? Bene. Allora. Morto. Molto bene. Guadagnati cose. Molto bene, bravo. Pollo. Ok. Oh, che bello. Prendiamoci pure tutto quello che c'è. Ecco. Sì, sì, spreca pure le riserve di energia vitale tue. Che buono che... Fastidio. Ok. Vieni qua. Muori. Bravo. Ah, perché? E... Frog Slam. Meno uno. Ai. No, 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 no. Passa, 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 passa. No. Usiamo l'intenso per quando serve. Non lo sprechiamo. Non la ricordavo più. Lenta la sua. Allora, siete... Fastidiosi. Morto! Oh, morto anche tu. Molto bene. Oh, fatta. Se sentite rumori strani sono i gatti che stanno giocando di là con le loro scatole di... Ce la faccio? No, non sono delle scatole di ce la faccio, sono io che chiedevo se ce la facevo. Rompere quel semplice barile.
Poi, per quale legge della fisica il barile può stare su lì e io no? Vabbè. Ok, lì no. Dovrò di nuovo scendere. Divertenti sti labirinti up and down. Dici che devo... Allora, aspetta. Questa me la devono spiegare. Come diamine? Ok, salto. Salto, rimango appiccicato. Salto, rimango. Salto. Questa è una nuova diavoleria alla quale non avevo pensato. Ah, ok, no, semplicemente... Stavo facendo male il salto col pollo. Non devo trasformarmi per farlo. Ok, bene. A quanto siamo? 20 minuti, possiamo ancora andare avanti. Perché ho detto? Oh, santo cielo, che... diavoleria è? Pensavo di aver visto tutte le diavolerie. Non avevo ancora visto questa. Evidentemente. Allora. Allora, ti aggrappi? Ti aggrappi? Due, non tre. Che ho mosso. Ok. No, sono saltato troppo tardi. Allora. Ma, ok, questo rende le cose più semplici. Allora. Hop, hop, così. Prendi il tram, non cadere. Perché sono diventato pollo? Perché sono diventato un pollo? Perché ho premuto il tasto sbagliato. Ok. Santo cielo. Allora. Ok, così ho un punto di riferimento. Se già mi trovo la piattaforma, ho un punto di riferimento migliore sul quale saltare. Ottimo. Santo cielo. E adesso? Ok, allora. Hopla, ce la posso fare, eh? Hop! Tutto quello che hai già superato prima, in movimento!
Hop là. Hop, 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 hop. C'è qualcosa là in cima? Secondo me c'è un tesoro là dietro. Vale la pena di andarlo a prendere? Certamente. Sì, intenso. Ah, non posso più usarlo? Ok, vieni qua. Una guardia del tempio armata di martellone a due mani. Un'altra. Ah, ma sì, ma perché da solo era troppo facile. No. Vieni qua. Oh! Prendere quei bonus negli slam serve, ottimo. Stiamo spendendo bene i nostri punti esperienza. Io però devo andare... Di qua o di là? Ma a questo punto, visto che questa sembra la via giusta, seguiamo la via del pollo e vediamo se c'è qualcosa di interessante là. Qui ci torniamo, ok? Allora, adesso, dopo tutte le cose che ho fatto, non riesco più a superare un posto così semplice. No, non esiste. Andiamo qua. Perché sono andato qua, me lo ricordate? Perché c'è un tesoro. Allora, prendiamo questo tesoro e poi vediamo cosa farne. Hop, hop, hop. Ok. Santo cielo. Davvero? No, no, non lo prendo. Ciao. No, non voglio salire. Sì, ci vediamo dopo. 27 minuti. Ma sul serio? Ancora! Allora, qua cosa c'è? Ok, fino a quando non so rompere i blu di qua non ci passo. Di qua? Cosa abbiamo? Un altro salvataggio. Qualcosa mi fa capire che forse la prossima mossa che impareremo ci aiuterà a rompere le pareti blu. Ah, che ne dite? Allora, speriamo che sia il lato giusto per non sapere né leggere né scrivere. Andiamo di qua, dai. Hopla. No. Ah ah. L'istinto mi ha salvato. Perché se no mi facevo il mazzo a salire fino là. E poi in realtà dovevo andare di qua. Notate come mi muovo agilmente con il corvo per aiutare il nostro valoroso Kalaka a fare i salti meglio. Fa tutto parte dell'esperienza gameplay. Ok, scendiamo giù. Oh, guardati qua! Oh, bene, bene, bene. Guarda un po' cosa ha portato il gatto. Gatto? Stai ancora indossando quella maschera, compare? Sì, ti sta bene addosso. Ti aiuta a coprire la faccia. Ancora un tipo silenzioso, eh? Beh, o direi sparare ad un uomo disarmato.
Ma per te farò un'eccezione. Mi sa che questo è il combattimento con il boss. Fantastico, non vedo l'ora. Ancora. Ma mi stai prendendo in giro? Ho finito i proiettili. No, di nuovo! Scheletri, uccidete questo luce d'oro per me. Mi sembra... Kalaka ti manda i suoi saluti, Luciador. È all'osservatorio e si sta preparando per la cerimonia. Probabilmente ci rivedremo lì, se ce la farei uscire di qua vivo. Spara a salve, fantastico. Ok. Bene. No, vabbè. Non c'è paragone con il danno normale. Mamma mia, che male l'intenso. Ok. Oltretutto, uccidendone così tanti, siamo riusciti a far sì che ne valesse la pena, veramente. Santo cielo. No, no, no. Allora. Probabilmente mentre faccio le combo sono immortale, ma... Ok, vieni qua. Mi piace arrivare addosso ai nemici tramite una rotolata. Fa più epico. Bene, tutto qua. Mi fa morire. Un altro giorno. E un'altra statua di Chozu persa. Ma mi ci sto abituando adesso. Tutto il tuo rompere le mie statue mi ha ucciso dentro. Allora. Ah. Sinistra, destra più B per usare il dashing. Derp derp. Ho finito i nomi. Dashing derp derp. Ah, derp derp non è una... un appellativo che ha dato noi, è proprio il nome della mossa. Ok. Quindi... fantastico. E che... un casino da usare. Adesso devo saltare... ehi, ciccio! E usare il dashing, vero? Assolutamente imprecisa. Ok. Così. Ho usato tutta la stamina. Ah, lo posso fare anche da aggrappato a una parete. Ok, va bene. Allora. Devo andare in alto, in là, eh? Beh, sicuramente andremo ad esplorare. Siamo sicuri? Queste zone qua. Ehi, ragazzi. Ma se io... fa male questo attacco, vero? Potentissimo e utilissimo in combattimento.
Basta solo riuscire a farlo, devo solo allenare. Sgargiullo, ho fatto il brillante ad iniziare una nuova partita, ma in realtà sto iniziando ad essere fisicamente stanco, non per il gioco, ma proprio per la stanchezza fisica, quindi ben venga avanzare ancora un po', ma non più molto, dai, ancora questa arena. Ok, tu morto. Tu morto. Ah, già ho finito la stamina. Testata. Raffica. Sprechiamo un po' di intenso. Ah. Oh 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 oh. Mi è piaciuta la testata sull'atterraggio. Non me l'aspettavo, eh. Oppla. Via, questi devo fargli lo slash. Ok, vieni qua. Il dash, non lo slash. I dwips, i trips, i zips. Morto. È che nelle situazioni di stress lo trovo particolarmente innaturale da eseguire. Ciao. Allora, iniziamo. Testata. Uppercut fuori misura. Ah, dai. Ho fatto 5 uppercut e ti ho preso una volta. Per favore. No, non lo sprecare. Tu sei, oltremodo. Fastidioso, lo sai. Allora. Adesso, dash. Dash. Sto già di nuovo morendo. È una mossa che conosco troppo poco per usarla efficacemente. Ok, dai, ce la posso fare. Ah, qui casi sono due. Ho un po' a usare l'intenso. Cioè, l'intenso, il dash. Se poi anche faccio le mosse giuste ai nemici giusti. Ci guadagno in salute, in longevità, in tutto. Senti, ragazzi, hopla! Mi avete rotto. E dai, eh. Ok, dash. Aia, no, no, sono di nuovo morto. Come sarebbe comodo adesso quella
maschera che si rigenera. Con l'intenso, o con il tempo. Hopla. Allora, il trucco qua è prendere meno danno possibile subito. Ciò fa, l'ho appena detto. Come se quelle esplosioni mi facessero poco male, no? D'altronde. Hopla! La smetti di rigenerare quello schifo di uno scudo che hai. Vieni che ti agguanto. Fastidioso, Obla. Allora. Fai sto dash di dash. È un movimento che mi viene assolutamente poco naturale. Allora, quindi mi mette tensione anche solo il pensiero di doverlo fare. Vedete, io stavo cercando di farlo dall'altra parte. Così. Santo cielo. Il motivo per cui odiavo giocare a Street Fighter è che queste combinazioni di le vette più pulsanti mi rimangono del tutto innaturali. Non ho mai avuto voglia di impararle. Sì, va bene. Toglimi dell'energia, uccidimi. Bravo. Ancora? Così. Ok. Meno uno. Adesso iniziamo a ragionare. No. Ah, santo cielo, per una volta che sono riuscito a fare la mossa, quello ha rotolato e me l'ha schivata. No, dall'altra luciador. Mancato di un pelo. Sta a terra. Preso, bravo. Adesso sta lì. Così. Ce l'ho fatta. Sì. Bene. Dai, al prossimo checkpoint ci salutiamo. È stato un combattimento intenso. Ma ce l'abbiamo fatta. Allora, direzione è a sinistra. Andiamo a vedere a destra cosa c'è. Un altro combattimento? E uno è morto. Ora. Due. Santo cielo! No, non va bene! È una situazione del piffero! No?
Ok, siamo pronti a prenderci un'altra abilità al prossimo checkpoint. Qua cosa c'è? Niente. Andiamo. Sì, compriamoci un'abilità e poi dire che possiamo salutarci. Allora, Das Boot, sia quando spingi con il piedone. Ok, molto bene. Ok. Wow, sta diventando sempre più intenso questo gioco. Normalmente lo troverei frustrante. Qualcosa però. Mi fa notare che, cioè, mi fa sentire che ha un equilibrio. C'è sempre modo di uscire dalla situazione. Non è mai veramente impossibile. Ogni stanza, ogni enigma, ogni difficoltà ha una sua logica ferrea, ben precisa, matematica quasi, per poter essere superata. E scoperta quella logica, ripassare dalla stessa stanza diventa un soffio. Ogni sfida ti rende, è sempre più difficile, ma ti rende tutte quelle precedenti sempre più facili. E l'esperienza accumulata, per l'esperienza guadagnata per combattere le varie sfide, non va mai persa. Viene sempre riciclata per le nuove sfide. Ora, la cosa che mi preoccupa è proprio la mia assoluta imprecisione nel fare mosse di questo tipo. Nei combattimenti, se iniziano ad utilizzarle ma è proprio ok, se faccio la mezzaluna funziona. Ok, in qualche modo riesco ad utilizzarlo, vedete? È manualità, questione di manualità, basta insistere. Ok, sto facendo un discorso finale che è più lungo dei soliti discorsi iniziali. Questo era Wing Chun. No, non Wing Chun, Tana Toucan. Sto iniziando a fare un discorso finale che di solito che è più lungo delle classiche introduzioni che faccio. Prima di sparlare, vista anche la stanchezza, signori, vi saluto. E grazie ancora di avermi seguito fino qua. Ci sentiamo alla prossima, anzi, ci vediamo alla prossima. State bene.